Tifosi bianconeri, un saluto intro dalla macchina perché siamo praticamente allo stadio Cino e Lillo del Duca per Ascoli Pianese, esordio in casa per i bianconeri in Serie C dopo il pareggio a Ferrara, a caccia ovviamente dei tre punti. Noi saremo anche oggi in tribuna stampa con Radio Latte e Miele per un commento tecnico durante la partita, speriamo che possa portare fortuna come è successo con il Gubbio. Io spero che poi questi video vi piacciono, fatemelo sapere ovviamente con un commento, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, e se volete abbonarvi per dare un ulteriore supporto al canale potete farlo andando nella home, accanto al tasto iscriviti trovate quello abbonati, lì potrete avere tutte le risposte alle vostre domande, capire come fare e quali sono i vantaggi per voi. Ci siamo, Ascoli Pianese, stadio. Allora, siamo consapevoli comunque della linea presa, quindi è normale anche che ci sia meno gente rispetto al solito, questo lo sappiamo, poi magari dopo ne parleremo anche in radio. È anche presto, devo dire, perché manca praticamente un'ora alla partita. Però diciamo che la situazione sul Piano Nerozzi è questa. Nella cabinetta ci siamo, vi svelo un piccolo retroscena, questo è il computer da dove parte tutto, siamo pronti in diretta tra poco. Adesso c'è la Pianese già schierata in campo, l'Ascoli invece per la foto di rito prima di dare il via. Centrale a chiedere la carica dei tifosi bianconeri qui presenti, una conclusione forte, potente, precisa, da lontano, cosa che nel calcio moderno si vede sempre di meno. Lui si è caricato la squadra sulle spalle, è arrivato quest'estate con la nomea di leader, lo sta diventando perché lui può avere queste caratteristiche. L'Ascoli doveva partire dando un segnale forte di aver capito cosa aveva sbagliato contro la SPAL, ci sta riuscendo, ma ora attenzione perché la partita è ancora lunghissima. Sembra che l'Ascoli abbia la possibilità di gestire la partita nel migliore dei modi, cioè mantenendo palla, e nel caso in cui, come dovrà fare, la Pianese attaccherà, a ripartire velocemente. Sì, diciamo che in questa ultima azione abbiamo visto due fattori, no, che possono essere decisivi in questa partita, ovvero il tentativo di verticalizzare della Pianese, che sostanzialmente è stato il modo per far male almeno nel primo tempo al Perugia nella loro partita, e le incursioni di Diagiapong, un giocatore veloce che sappiamo che in questa categoria può far vedere la differenza, sicuramente lì in questa posizione come esterno di centrocampo può far male, infatti i palloni ne arrivano tanti perché c'è fiducia per un giocatore che comunque può far valere una certa esperienza in un campionato del genere. Insomma, il reparto arretrato dei bianconeri è sicuramente un fiore all'occhiello di questa squadra che adesso si rifà in avanti, approfittando di un errore il rinvio del portiere
della Pianese Boer, dicevamo di Curado, è un giocatore importante fisicamente, anche abbastanza alto, quindi può dire la sua. Diciamo che i centimetri non mancano in difesa tra Menna, Curado e appunto Cagliolo, che sembra tornato e mi sembra anche con una buona condizione fisica. Palla in fallo laterale per l'Ascoli, passaggi molto approssimativi nel centrocampo toscano che si rende pericoloso con qualche discesa sulle due fasce, poi però viene a mancare il raccordo di centrocampo e questo mi sembra un difetto ripetuto già nelle prime azioni più volte, quindi per adesso accontentiamoci di vedere giocare l'Ascoli e non preoccupiamoci troppo degli avversari. Mignani non riesce perché è stato bravissimo a chiudere Curado e a mettere la palla in fallo laterale, pericolo comunque. È a questa azione che l'Ascoli deve stare attento, perché lo abbiamo detto anche ad inizio partita, la Pianese è pericolosissima quando poi cerca le imbucate centrali. L'Ascoli per adesso sta rispondendo bene, sia Curado che Cagliolo stanno leggendo bene le traiettorie, però loro sono davvero pericolosi perché cercano una rete di passaggi e poi vanno a verticalizzare, quindi bisogna veramente stare con l'occhio aperto perché queste situazioni possono veramente creare pericoli per la difesa bianconera, che per adesso però risponde molto bene. No, volevo sottolineare la prestazione di Tirelli, perché poi lui diciamo parte come esterno d'attacco a destra, ma sostanzialmente è uomo ovunque lì in attacco, lo vediamo a volte a sinistra con Duffizi che però che non scambia la posizione, restano entrambi lì. È un ragazzo che veramente corre, mette l'anima e anche sui contrasti, nonostante la statura, insomma si fa sentire, quindi è veramente una spina nel fianco nella difesa per adesso. 5.000 spettatori non sono male. Assolutamente no, un numero che secondo me supera di non poco le nostre aspettative. Sottolinea anche il fatto che oggi è un lunedì. Certo, no. Sottolinea il fatto che si gioca quindi in un giorno feriale, molti da fuori non sono potuti venire. Certo. E che è stata una giornata brutta, perché prima di venire qui la temperatura è scesa di 7-8 gradi, si è messo a piovere, quindi qualcuno... Ma anche adesso non è delle migliori, diciamo. Esatto. Sicuramente ai tifosi non serve il cooling break. Fine primo tempo, Ascoli 1, Pianese 0. Un Ascoli subito organizzato, concreto, trovare il gol con Barone praticamente dopo 2 minuti e da lì la partita è stata sostanzialmente dominata e controllata dai bianconeri, tanto imprecisi invece i calciatori toscani che non sono riusciti a far male con le imbucate, hanno provato con i cross al centro, ma la difesa bianconera finora ha risposto bene. C'era tanta curiosità per capire come si comportasse Livieri, almeno per adesso non è stata la partita più azzeccata. Sul tiro di Mignani c'era stato un liccio clamoroso da parte di Bertini al centrocampo, era la fuga del numero 9 Mignani, che è arrivato al limite dell'area, ha tirato in diagonale a mezza altezza, si è superato letteralmente Livieri con una parata che regala il primo corner alla Pianese, ma soprattutto tanti brividi ai 5.000 che oggi sono presenti al Del Duca. Sono stati 6 minuti di grande sofferenza, apnea totale per una voglia indescrivibile della Pianese di cercare di agguantare il pareggio. Sicuramente sono riuscite di più le imbucate che vi raccontavamo nel primo tempo, che essere poi il lato forte della squadra toscana. L'Ascoli deve fare di più, ha bisogno soprattutto di Marsura, è entrato al posto di Duffizi. Sappiamo che sui piedi del numero 10 bianconero c'è tanto per l'Ascoli, che comunque fa muovere la sua panchina, si scaldano Lagna, ma ci sono anche tanti altri ragazzi, tra cui Bando, che sembra poter entrare tra poco. Siamo 3 contro 1, noi siamo i 3, vediamo se giocherà da solo la Pianese. Il passaggio sulla sinistra, il tentativo di conclusione, la deviazione della difesa bianconera, squadre allungatissime. Ma l'Ascoli ancora, secondo me c'era fuori gioco sul primo lancio, ero in linea, però l'assistente ha alzato la bandierina, allora c'è stata l'occasione per Colazza solo davanti al portiere. Sì, ci eravamo lasciati a fine primo tempo con la curiosità di capire le qualità di Livieri. In questo secondo tempo lo stiamo veramente apprezzando fino adesso, perché sono stati 3 interventi precisi, puliti del nostro estremo difensore, però grande rischio, grande brivido. L'Ascoli ha staccato veramente la spina, è un po' preoccupante. Bisogna fare di più sicuramente in questo secondo tempo, ed ecco adesso che torna il richiamo del Duca per cercare magari la magia di questo finale, per mettere in ghiaccio la partita. È in questo momento che l'arbitro manda tutti negli spogliatoi. Le vittorie in pareggio sono già un buon bottino, sicuramente l'Ascoli poteva fare di più. Edoardo Ciriaci. Squadra
concreta nel primo tempo fa l'essenziale, cioè gol dopo due minuti, da lì forse si adagia un po' troppo, convinta forse di essere superiore sul piano tattico. Il primo tempo non regala grandissime sorprese, gran controllo dei bianconeri, nel secondo tempo però la partita cambia completamente, partono benissimo i giocatori ospiti con una buona occasione salvata da Livieri che si presenta insomma come meglio non poteva qui ad Ascoli con un clean sheet. L'Ascoli però doveva fare di più, un po' disattenta, meno organizzata, e ha subito tanto le imbucate della Pianese che, come avevamo ricordato nel primo tempo, invece potevano essere grosso motivo di pericolo per i bianconeri, che riescono comunque a salvare la partita e a guadagnare tre punti fondamentali. La premessa era quella di vincere per la prima volta in questo campionato in casa ed era importantissima. Adesso la squadra va prima sotto la tribuna, poi sotto la curva a prendersi meritati applausi per tre punti molto molto importanti. Anche stavolta, inquadratura fuori dallo stadio, ho fatto qualche intervista per Cronache. Bella partita, due presenze e due vittorie, quindi per adesso lo score è abbastanza positivo. Speriamo di continuare così, partita un po' sofferta, ne parleremo sicuramente in live. Grazie ancora per essere stati qua, spero che questo video vi sia piaciuto. Like, mi raccomando, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto. E grazie a tutti quelli che mi salutano e mi fermano allo stadio, perché è sempre bello comunque parlare con voi e confrontarsi. Ciao ragazzi!